Buonasera a tutti, bentrovati al nostro TG regionale. Anche questa edizione è quasi completamente dedicata al coronavirus. Oggi è stata una giornata, si può dire, molto critica per quanto riguarda soprattutto la Toscana. 25 decessi in meno in 24 ore, il numero per ora più alto. In totale i decessi in Toscana sono 72. Tra i 25 decessi la persona più giovane è una donna di 58 anni di Cascina, mentre il numero più alto è stato registrato nella provincia di Massa Carrara. Ma vediamo bene la situazione in Toscana con l'aiuto della grafica. I malati ad oggi sono 1905, più 192 rispetto a ieri, i deceduti 72, più 25 su ieri, guariti 35, più 2 su ieri. E passiamo alle province. A Firenze ci sono 451 malati, più 50 rispetto a ieri, Prato 111, più 17 rispetto a ieri, Pistoia 181, più 10 rispetto a ieri, 256 a Massa Carrara, più 24, Lucca 307, più 58, Pisa 211, Livorno 120, Siena 133, Arezzo 136 e Grosseto 106. Abbiamo visto ovunque in crescita. E intanto il Presidente della Regione ha annunciato che comincia la distribuzione delle mascherine, oltre 200.000 che sono appunto arrivate e disponibili. Vediamo. Siamo in guerra e in guerra non si va senza elmetto. Così il presidente della regione Enrico Rossi nel consegnare le mascherine all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. Poi si è recato a Careggi mentre l'assessore Saccardi è andata in altri presidi toscani. In tutto 200.000 mascherine, molte delle quali made in Tuscany, prodotte cioè dalle aziende del territorio. Poi nei prossimi giorni avremo anche più attenzione a tanti altri operatori che ci richiedono. E qui sono mascherine non quelle che sono state contestate, le quali peraltro sono a norma e quindi possono essere usate. I direttori generali consegneranno con verbale ai responsabili di presidio queste mascherine. E a loro volta i responsabili di diversi presidi rendiconteranno la distribuzione di queste mascherine nelle diverse unità operative. E adesso vediamo che succede. Noi pensiamo che questo sia un numero sufficiente per dare un periodo di sicurezza importante. Poi continueremo anche nella prossima settimana aumentando la produzione delle nostre. Vogliamo capire davvero se con una distribuzione di questo tipo ne manca ancora. Riguardo alle proteste di molti lavoratori che lamentano la mancanza di protezione e chiedono la chiusura delle fabbriche. Se non ci sono le protezioni è evidente che si deve lavorare in sicurezza. C'è una linea guida nazionale e noi adesso la vogliamo rilanciare anche a livello locale. Le mascherine per tutti come chiedono i medici di base? In Toscana siamo 3.700.000, ecco, questo bisogna sapere, è evidente che dobbiamo dare una priorità nella fornitura. Io faccio un appello, come ho già fatto, alle imprese che non lavorano, se hanno da parte mascherine FFP2 a fornircele, perché queste ci servono nelle sale operatorie. Quanto alla riorganizzazione degli ospedali toscani con reparti bolla per Covid-19... I posti letto nella sanità sono 12.000, noi lavoriamo per aumentare i posti in terapia intensiva, aspettiamo una fornitura adeguata di ventilatori per poterli attivare quanto prima. Per il momento il sistema toscano delle terapie intensive riorganizzate, ristrutturate, come ormai tutti sanno, sta dando prova di farcela, di responsabilità, vediamo l'evoluzione successiva. Io mi sono raccomandato con forza a livelli nazionali perché questi ventilatori si facciano, arrivino. Insomma, il problema è veramente di dimensione europea, penso che ci vorrebbero accordi fra gli stati perché la Germania so che produce ventilatori, bisognerebbe che ci fosse una politica industriale dove ci sia anche la possibilità di ordinare all'industria una conversione alle necessità che abbiamo.
E continuano un po' le critiche perché ci sono ancora troppe persone in giro. A Firenze la Polizia Municipale da domani continuerà i propri controlli sul territorio anche in Borghese. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella, che ricorda quali sono le ulteriori restrizioni. Vediamo. Ieri sera il ministro della Salute ha emanato una nuova ordinanza che vieta tutte le attività ludiche all'aperto e limita la possibilità di fare passeggiate o corse soltanto in prossimità della propria abitazione e individualmente. Sono misure che restringono ulteriormente le attività all'aperto, ma credo necessarie perché purtroppo il contagio aumenta, come voi sapete. Oltre a rispettare le regole, ci sono anche alcuni principi di buonsenso da seguire. Ad esempio, quando si va a fare la spesa, andare da soli e uscire poche volte a settimana, se non una volta a settimana, con una lista appropriatamente preparata. Il Comune di Firenze ha anche allestito un servizio online sulla nostra rete civica, dove è possibile avere tutta la mappatura dei negozi alimentari. Ringrazio la Polizia Municipale, che da domani anche in Borghese continuerà i propri controlli sul territorio. Ci sono ancora troppe trasgressioni. Molti ci dicono che mancano mascherine. È vero, ma ogni giorno sappiamo che dobbiamo dare la precedenza al personale medico e al personale che svolge attività socioassistenziali, per i poveri senza tetto, alle polizie locali. Appena avremo quantitativi in più, li daremo anche al settore privato. Tuttavia, il principio e la regola è quella, come sempre, di rimanere a casa. Con il nostro comportamento possiamo dare una grande mano. Se vogliamo vincere questa battaglia tutti insieme e tutti uniti. Io confido nella collaborazione di tutti e anzi ringrazio tutte le persone che stanno facendo tanti sacrifici. Ce la faremo tutti insieme. A presto. È un nutrito numero di sindaci toscani, tra cui Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, hanno scritto al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione per chiedere misure ancora più stringenti. Ci chiediamo, scrivono, se ha senso limitare gli spostamenti delle persone ovunque, oppure chiudere le scuole se poi ogni mattina migliaia di lavoratori si recano ai posti di lavoro nelle fabbriche affollando i mezzi di trasporto. Chiediamo che sia fatto uno sforzo ulteriore, scrivono i sindaci, quello della chiusura sull'intero territorio nazionale di tutte le attività che non facciano parte del settore alimentare, medicale o sanitario e delle relative filiere di produzione e di distribuzione o dell'informazione e degli altri settori essenziali finché non sia passato il momento critico. E con l'emergenza coronavirus aumentano le richieste di assistenza anche dell'Associazione Toscana Tumori. Servono un'infermiera, nuovi presidi. Sentiamo il presidente dell'ATT. Giuseppe Spinelli, presidente dell'Associazione Tumori Toscana. Come vi state muovendo in questa situazione di grande emergenza? Stiamo cercando di porre qualche rimedio alle richieste che abbiamo da parte dei nostri malati, che sono aumentati in questi giorni e che ovviamente sono dei malati molto fragili, che non ricevono le risposte dalle strutture preposte, così come in un altro periodo dell'anno. Vorrei, come altri periodi dell'anno, in questo momento, perché la priorità è sono i pazienti con il virus. Ecco, ma voi avete anche dei malati positivi al Covid-19? Ad oggi no, per fortuna. Però le volevo raccontare una telefonata che ho ricevuto oggi da una signora che ha il marito malato di tumore con una complicanza polmonare, che ha avuto delle difficoltà ad andare in ospedale perché quando ha discusso con il 118 della problematica respiratoria non volevano neanche accompagnarlo in ospedale, e poi arrivato in ospedale con tante difficoltà ha difficoltà ad essere curato in quanto malato oncologico. Quindi i malati oncologici in questo momento hanno delle problematiche ovviamente che si acuiscono dovute alla situazione generale. Ecco, è una situazione di emergenza, ma qual è la soluzione che magari potete consigliare anche alle strutture pubbliche per darvi una mano?
No, la soluzione è dobbiamo noi aiutare le strutture pubbliche in questa situazione cercando di non far sì che i malati vadano in ospedale, o meglio, curarli a casa con la dovuta intensità di cura in maniera tale che loro non si rechino in ospedale per intasare soprattutto i pronti soccorsi e le strutture di medicina interna e le strutture preposte a curare l'emergenza del momento. Bene, grazie, le faccio tanti auguri anche appunto ai pazienti che seguite. Grazie a lei. E a Pistoia, andiamo a Pistoia, dove l'Hitachi Rail, la più grossa fabbrica della città, ha deciso di chiudere fino al 13 aprile. I sindacati dicono che è stata una scelta saggia. Tutti i siti di Hitachi Rail Italy resteranno chiusi fino al 13 aprile, lo rendono noto le segreterie provinciali di FIM CISL, FIOM CGL e UGLM, riportando quanto comunicato loro dall'azienda, alla quale i sindacati stessi avevano chiesto di non riaprire il 23 marzo a causa della situazione sanitaria legata all'epidemia di Covid-19. Il periodo di chiusura, spiegano i sindacati, sarà coperto da cassa integrazione ordinaria, tranne che per i lavoratori in smart working che continueranno a lavorare da casa. La discussione riguardante le modalità di gestione dei lavoratori in cassa integrazione e in smart working è stata rimandata ad un apposito incontro che si terrà all'inizio della prossima settimana. Hitachi Rail, accogliendo la richiesta delle organizzazioni sindacali di tenere conto del difficile periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, sottolineano FIM, FIOM e UGLM, ha compiuto una scelta saggia e responsabile. Dopo i nostri molteplici appelli e scioperi, la più grande realtà della provincia di Pistoia, Hitachi Rail e il suo indotto, con un grande senso di responsabilità ha deciso di chiudere lo stabilimento fino al 13 aprile compreso, lo afferma Yuri Citera della FIM CISL Toscana Nord, aggiungendo che questo non basta. Abbiamo sul nostro territorio, prosegue Citera, ancora moltissime realtà industriali che, pur facendo molti sforzi e molti sacrifici economici, non riescono a garantire i giusti requisiti per la sicurezza dei dipendenti. In quasi tutte le aziende mancano le mascherine, sottolinea Citera, che giustamente devono avere priorità per il personale sanitario, distributori di igienizzante per le mani, nuovi layout come da protocollo, assenza delle distanze minime, guanti in lattice. Ecco, vorrei solamente capire, conclude il segretario della FIM, con che logica si chiudono i parchi in modo da non avere assembramenti di persone e si lasciano aperte piccole e medie industrie che mediamente sul nostro territorio vedono dalle 10 alle 30 persone assembrate per turno. E tante persone però sono a casa in una sorta di clausura forzata. Siamo andati a sentire come se la passano. Vediamo. Siamo ormai quasi alla seconda settimana di clausura. Lei come se la sta cavando? Malissimo, io sono un insegnante, mi mancano molto i bambini di scuola. Cucino, mangio, cucino, porto fuori il cane e basta. Io sto continuando a lavorare perché faccio la postina e sono preoccupata. Com'è cambiata la vita in queste due settimane? Che cos'è che hai imparato? Intanto a usare Zoom per vedere tutti i miei amici online. Un'altra cosa che ho imparato è a rispettare le persone, le distanze, a pensare più agli altri, non solo a me. Poi a trovare un sacco di cose da fare in casa con mia figlia. Faccio anche yoga online. Bene, no, io sono anche abbastanza contento, devo dire. Però effettivamente oggi sono uscito al mercato e ho visto delle persone, wow, ho pianto. Senta, ho visto che le hanno portato un caffè. Sì. Manca? Manca un po', il bar manca, però va bene così. Manca la mattina alle 4 il bar. Ogni 4 giorni vado a fare la spesa, basta. Cos'è che le manca di più? La libertà, naturalmente, ma è inevitabile, dobbiamo far così in tutti i modi. È sempre peggio o sempre meglio perché uno un po' si abitua? No, sempre peggio forse, che all'inizio magari c'era la novità, ma adesso la noia sopravvale su tutto. Ma leggo, poi si guarda un po' di serie TV, film, si dipinge, si parla, tra conquilini. Che si deve fare?
Ma non male, è più la paura di quello, l'incertezza del futuro. Poi si gode dello stare in casa e si apprezzano alcune cose che magari prima nella fretta non si apprezzavano. Beh, il futuro è preoccupante economicamente, molto, però sarà una grande occasione anche per tirar fuori nuove idee, nuove risorse e anche lavorare più uniti. La prima cosa che farà appena potrà rivedere i suoi alunni? Una festa. Mi godo la primavera, vado fuori al sole, vado alla spiaggetta, cioè, penso così, quindi insomma sarà da prenotà. E ora andiamo a Grosseto, vediamo com'è la situazione lì. 116 casi di positività accertati in provincia di Grosseto, salgono di 10 unità, 5 delle quali nel capoluogo, che arriva a 72. Intanto anche altri comuni come Orbetello e Monterotondo Marittimo evidenziano nuovi casi di persone infettate. E dopo la nuova stretta sulle aree verdi e parchi, il sindaco di Grosseto ha chiesto ufficialmente il supporto dell'esercito per la città. La richiesta è stata presentata oggi durante la riunione del centro di coordinamento soccorsi. In questa sede, ha detto il primo cittadino, ha chiesto ufficialmente il supporto dell'esercito per gestire al meglio la situazione, controllare il territorio e far diminuire drasticamente gli spostamenti. Questo anche per far rispettare le eventuali nuove restrizioni che a questo punto ci aspettiamo dal governo centrale. Sono già 180 le persone denunciate dalle forze dell'ordine dal 12 marzo ad oggi in provincia di Grosseto. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno controllato 4.945 persone e 449 esercizi commerciali per le disposizioni sul coronavirus. Sono state denunciate 169 persone per violazioni e 11 per falsa dichiarazione o falsa identità. Il prefetto Fabio Marsilio, nell'esprimere apprezzamento per i tanti cittadini che con scrupolo e senso di responsabilità stanno osservando le stringenti misure introdotte, assicura che i controlli proseguiranno in modo rigoroso, con ulteriori servizi mirati nelle diverse aree, già da questo fine settimana e soprattutto nella zona costiera e lungo le vie di comunicazione principali e secondarie. Per le persone sottoposte alla misura della quarantena e per chi è risultato positivo al virus, vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora. Dice il prefetto di Grosseto, di fronte all'ammirevole impegno di medici, infermieri e personale sanitario in prima linea a tutela della salute di tutti, non sono consentiti comportamenti che rendano questo sforzo straordinario ancora più complicato e faticoso. Ciascuno, conclude, deve fare fino in fondo la propria parte. E la Banca Alta Toscana dona 6 respiratori agli ospedali di Prato, Empoli e Pistoia. Vediamo. Misure straordinarie e ulteriori agevolazioni su mutui e liquidità per contrastare l'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Sono queste le azioni che Banca Alta Toscana mette in campo per sostenere l'economia locale e per supportare le strutture sanitarie in questo momento di difficoltà. In particolare, la banca ha donato 6 respiratori per un valore di oltre 100.000 euro che saranno destinati ai reparti di terapia intensiva degli ospedali di Prato, Pistoia ed Empoli. Sono stati acquistati direttamente dalla banca su indicazione delle direzioni sanitarie e saranno consegnati ai reparti in tempi brevissimi. Contestualmente il CDA dell'istituto ha definito una serie di ulteriori misure a sostegno dell'economia del territorio di riferimento che vadano ad implementare i provvedimenti previsti nel decreto legge del governo. Questo lo facciamo sicuri di interpretare l'intenzione e la volontà di tutti i nostri soci e di svolgere in questo modo il ruolo di banca della comunità. Oltre a questo sono state decise una serie di misure specifiche per dare maggior sostegno alle famiglie e alle imprese. E il nostro direttore ha dato disposizioni interne per fare in modo che le richieste di sospensione di rate di mutuo derivanti da questo problema di coronavirus siano trattate con la massima priorità.
Il direttore generale di Banca Alta Toscana, Elio Squillantini, assicura che sono già state impartite disposizioni interne affinché le richieste di sospensione delle rate di mutuo e di allungamento del piano di ammortamento siano trattate con priorità assoluta rispetto alle normali richieste di fido. Torniamo a Grosseto, dove c'è un'azienda di una tappezzeria che si è messa in questo periodo a fare le mascherine e le regala alla gente. Vediamo. L'esempio del tappezziere di Grosseto che confeziona e regala mascherine a tutti ha fatto scuola. Così a Manciano la tappezzeria di Mauro Vittori ha preso il TNT che aveva in magazzino ed ha iniziato a confezionare mascherine raccogliendo offerte che poi devolve alla Misericordia e alla Protezione Civile. Abbiamo avuto l'idea di crearle e di donarle al paese e soprattutto agli abitanti e a tutte le categorie che sono sprovviste e devono comunque lavorare. Noi ci è venuta questa idea una settimana fa, visto che in magazzino avevamo del tessuto, abbiamo provato a crearle e ci siamo messi lì con mio marito a provare a fare il modello, prima uno, poi un altro, e poi siamo riusciti alla fine a farlo con molta semplicità e a questo punto con l'aiuto dei nostri collaboratori. Abbiamo dovuto chiudere, metterci dentro, confezionarle nel modo chiaramente protetto. Abbiamo parlato anche con il sindaco se lo potevamo fare, ha detto fate una bella cosa. Purtroppo a volte non riusciamo ad accontentare tutti. Ora siamo chiusi, confezioniamo e la sera le consegniamo. Al giorno siamo riusciti a farle almeno sui 500 pezzi e consegnarli. Per fare le mascherine usiamo il TNT da 70 grammi che lo mettiamo a doppio. Le possiamo fare fino a un certo punto. Noi siamo anche quasi alla fine del tessuto, visto che le stiamo consegnando più di 400 al giorno, anche 500. E le ditte purtroppo sono tutte chiuse. Se non riaprono, che riusciamo ad avere la produzione, poi ci dobbiamo fermare. L'abbiamo dovute consegnare al caseificio di Manciano, all'RSA di Manciano, alle forze dell'ordine, ai negozi, alle imprese. Tutti al momento che le venivano a ritirare volevano lasciare un'offerta che però non volevamo. Allora ci siamo detti facciamo una raccolta per la Misericordia e la Protezione Civile di Manciano, che in questo momento sono impegnati molto. E questa è la nostra mascherina. E a Pescia il sindaco distribuisce in comune le mascherine realizzate in un'azienda del luogo. Vediamo. Stop slot machine e attività di gioco lecito con vincite in denaro all'interno delle tabaccherie, edicole e anche punti di ristoro concessi per chi deve trasportare la merce. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco di Pescia in provincia di Pistoia, Oreste Giurlani, che, spiega una nota, ha permesso di sanare un'anomalia che permetteva di continuare a giocare in contrasto con la decisione del governo di chiudere bar, sale bingo, sale slot per evitare assembramenti di persone. L'ordinanza dispone che le attività alle quali è consentita l'apertura devono obbligatoriamente disattivare ogni macchina e sospendere ogni attività di gioco lecito con vincite in denaro. Intanto il sindaco Giurlani ha annunciato che un'azienda del posto sta producendo per il comune le mascherine per ridurre il contagio da Covid-19 e che poi saranno distribuite ai cittadini. Abbiamo trovato una ditta che fa le mascherine in Val di Nievole, di Ponte Buggianese, e l'azienda Donna Clara, che prendendo spunto dall'articolo 15 del decreto ultimo si è messa a fare le mascherine, l'ha chiesto la certificazione dell'Istituto Superiore di Sanità e ha fatto le mascherine, e a noi ora ce le sta facendo per consegnarle ai nostri cittadini. Eccole qui, mascherine per i cittadini, per i nostri dipendenti, per tutti. Quindi io invito tutti a restare a casa, uscire solamente se è necessario, e poi chi avesse bisogno di una mascherina, partendo dalle persone anziane,
chiama lo 0572 4920, si mette in lista e giù nell'info point viene consegnata la mascherina, diciamo, su appuntamento. O se no, se uno non può muoversi di casa, i nostri volontari possono portarla anche a casa. Questo è un servizio che facciamo al nostro comune. Abbiamo chiesto a questa ditta di produrre delle mascherine anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, proprio per dare una risposta al San Domenico, a Villa Matilda, a San Giuseppe, a coloro che ce lo chiedono. Nelle possibilità il comune dà una risposta. E ora ci colleghiamo con lo studio di Giallo Toscana con Vittorio Betti, perché stasera va in onda la nuova puntata, appunto, di Giallo Toscana. Vediamo di cosa si parla. Buonasera e benvenuti a Giallo Toscana. Siamo agli ultimi preparativi di questa puntata, che sarà concentrata insieme all'avvocato Filippo Bellagamba e all'altro nostro componente, la squadra Giallo Toscana, l'avvocato Massimiliano Manzo, in collegamento Skype. Sarà incentrata in gran parte sulla emergenza coronavirus. Affronteremo il problema, è vero Filippo, dal punto di vista giudiziario. Giudiziario, i problemi che si pongono, il decreto legge che è uscito, insomma tanti... Parleremo delle rivolte nei penitenziari. Certo, il problema dei detenuti, il problema della nuova disposizione sulla detenzione domiciliare, quindi tanti argomenti. Tanti argomenti. Fra poco, intorno alle 22.45 circa, dopo la pagina dedicata al calcio, nell'ultimo blocco di Giallo Toscana ricorderemo, anche ad un anno dalla sua scomparsa, il fiorentino Lorenzo Orsetti, che fu ucciso dall'ISIS in Siria. Tutto questo, Giallo Toscana, a fra poco, vi aspetto. E io mi fermo qui, grazie per aver scelto il nostro TG e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.